Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Contagiato dal Covid il 10% del personale sanitario, la ASL Lanciano Vasto Chieti attraverso un bando ha dovuto far ricorso a prestazioni aggiuntive anche in considerazione delle ferie già programmate. Nello specifico l'infezione ha colpito 70 medici, 274 infermieri e 82 tecnici, oltre a 23 unità del ruolo amministrativo, con la concentrazione proporzionalmente più alta negli ospedali di dimensioni maggiori della provincia di Chieti. In tutto i contagiati sono 450, inevitabili le ripercussioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria in provincia di Chieti. In particolare la ASL ha emanato un avviso interno rivolto a medici, infermieri e tecnici di radiologia interessati a garantire prestazioni orarie aggiuntive fino al 30 settembre prossimo. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate entro la mezzanotte del 22 luglio prossimo. Saranno ammesse, fa sapere la ASL, le domande di dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e che non abbiano limitazioni allo svolgimento delle mansioni. Le prestazioni aggiuntive potranno interessare i turni di mattina, pomeriggio e notte, sia per intero sia per frazioni di orario in base alle esigenze aziendali, che saranno pianificate dai direttori dei dipartimenti e dal coordinatore del servizio professioni sanitarie, d'intesa con la direzione aziendale e con un compenso orario fissato in 35 euro nel rispetto delle intese sindacali pregresse. Sono 3.275 nuovi casi positivi al Covid registrati ieri in Abruzzo, dove il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3.407. I dimessi o guariti sono 1.371 in più, gli attualmente positivi 1.903 in più, 259 pazienti, 7 in più, sono ricoverati in ospedale in area medica, 4, 1 in più in terapia intensiva, gli altri sono in isolamento domiciliare. Eseguiti 1.679 tamponi molecolari e 10.210 test antigenici. L'operatività sul territorio regionale del programma nazionale GOL, Garanzia di Occupabilità, e il ruolo dei centri per l'impiego regionali sono stati al centro della riunione della Commissione regionale per le politiche del lavoro presieduta dall'assessore Pietro Quaresimale. Nello specifico, la Commissione è stata convocata per ottenere il via libera all'avviso pubblico, che sarà aperto nelle prossime settimane ed è destinato a individuare i soggetti realizzatori del programma GOL. Si tratta per lo più di organismi di formazione e agenzie per il lavoro supportati dai centri per l'impiego, che andranno a gestire percorsi occupazionali e formativi che giovani disoccupati saranno chiamati ad affrontare. La condivisione con gli attori principali del mondo del lavoro, delle tappe del programma GOL, ha detto Quaresimale, è un passaggio indispensabile che conferma del resto una metodologia che l'assessorato si è voluto dare fin dal primo giorno del mio insediamento. Nel programma rimane centrale il ruolo della formazione in favore soprattutto di quelle aziende che non riescono a trovare profili qualificati e che per questo motivo risultano penalizzate sulla competitività. Il programma, nella sua complessità, prevede la partecipazione decisiva dei centri per l'impiego. Come spiegato il direttore del Dipartimento del Lavoro, Renata Durante, il processo di rafforzamento è a buon punto grazie all'assunzione di 71 nuove unità che nei prossimi mesi, ha detto, saranno ulteriormente incrementate. GOL potrà fare affidamento su una piattaforma informatica in cui verranno indicate tutte le attività di formazione e riconversione somministrate al disoccupato. Il Consiglio regionale d'Abruzzo, nella seduta che si è svolta ieri all'Aquila, ha licenziato due emendamenti, uno per la concessione di un contributo straordinario di 200.000 euro all'Arcidiocesi dell'Aquila per la visita del Papa nel capoluogo regionale il prossimo 28 agosto in occasione della perdonanza celestiniana, in particolare per presenziare all'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, e l'altro per la copertura assicurativa dei dipendenti regionali.
Vigili del fuoco, protezione civile e volontari in azione arrivati dall'Aquila e dalla Marsica per tenere sotto controllo un incendio sulla montagna di Aielli nella zona conosciuta come Iupr, tra il borgo e il territorio comunale di Celano in provincia dell'Aquila. Sembra che le fiamme abbiano avuto origine da più punti di innesco, sul posto anche forze di polizia per le indagini relative alla natura dell'incendio. Le fiamme sono vicine ad alcune abitazioni in quota. Il Consiglio regionale ha approvato con legge rendiconti della gestione per gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dell'ente, già adottati dalla Giunta regionale con apposite deliberazioni negli esercizi dal 2018 al 2020, tutte inviate alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini dello svolgimento dei rispettivi giudizi di parificazione recentemente conclusisi. Lo rende noto l'assessore al bilancio Guido Liris. Da Regione Canaglia abbiamo finalmente rimesso i conti a posto, ha detto Liris, aprendo la strada, giunto finalmente a nuovi investimenti. Sempre nella seduta di ieri, precisa l'assessore, sono state stanziate risorse del bilancio regionale per l'importo complessivo nel triennio pari a 3.300.000 euro per il finanziamento di interventi in materia di copertura assicurativa per i danni da fauna selvatica. Con l'approvazione dei rendiconti, prosegue l'assessore, viene tracciata una netta linea di confine rispetto al passato, potendosi senza dubbio affermare che da oggi si è messo ordine sulla complessa situazione finanziaria regionale ereditata dalle passate amministrazioni, dalla quale prende avvio un nuovo ciclo di programmazione di bilancio. L'invasione dei cinghiali è diventata un'emergenza nazionale che richiede provvedimenti straordinari. Tutti e 21 gli assessori all'agricoltura delle regioni italiane sono infatti unanimi nel chiedere con forza al governo l'approvazione di un decreto d'urgenza immediato per modificare le norme della legge 157, norme totalmente inadeguate risalenti al 1992 che di fatto impediscono a regioni ed enti locali di intervenire, oltre a quanto già si sta facendo su una situazione diventata ormai ingestibile, lo ha detto il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, intervenendo alla conferenza stampa sull'emergenza cinghiali convocata ieri a Roma nella sede del Comitato delle Regioni. Imprudente, che detiene anche le deleghe all'agricoltura e caccia e pesca, ha spiegato che la nostra priorità è la pubblica incolumità e prendere iniziative per tutelare le nostre aziende agricole, che non ce la fanno più a sostenere i danni alle colture dovuti alla fauna selvatica, cioè ai cinghiali, la necessità di arginare nuovi rischi sanitari legati alla peste suina, oltre a limitare il numero degli incidenti stradali. Ho appreso con vivo compiacimento la nomina di Salvatore Minervino, già direttore marittimo dell'Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti e comandante del porto di Pescara, a segretario generale dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico Centrale. Lo afferma il sindaco di Pescara, Carlo Masci. È il giusto riconoscimento, dice, del proficuo ruolo di servizio fin qui portato avanti nell'interesse dello Stato e delle competenze dimostrate nei diversi incarichi ricoperti nel corso degli anni. Nelle responsabilità assunte nella nostra città, il comandante Minervino ha sempre dimostrato grande apertura nella condivisione di obiettivi di pubblico interesse e senso di appartenenza alle istituzioni, offrendo spesso un contributo di fondamentale rilievo nell'affrontare le questioni di maggior interesse e di prioritaria importanza per la nostra comunità. Come sindaco esprimo quindi a nome mio e della Giunta Comunale, scrive in una nota Carlo Masci, le più sincere congratulazioni per la nomina ottenuta, nella certezza che svolgerà con passione e competenza questa delicata funzione. Nel contempo, conclude, voglio assicurare fin da ora al segretario generale la mia più ampia disponibilità per una fruttuosa e positiva collaborazione. Prosegue la festa di San Camillo dell'Ellis al santuario di San Camillo dell'Ellis a Bucchianico. Oggi, tra l'altro, in programma alle ore 17 in piazza San Camillo dell'Ellis la giornata regionale del sollievo con il conferimento del riconoscimento Più Cuore in quelle mani a cura dell'amministrazione comunale di Bucchianico. Poi, alle 19, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forti, arcivescovo di Chieti Vasto. A seguire la
processione per le vie del centro storico con la statua taumaturga e la reliquia del santo guidata dal padre Pedro Tramontin, superiore generale dei Camigliani. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti sui rilievi durante le ore centrali della giornata nel corso del pomeriggio. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di domani, anche se potranno manifestarsi addensamenti consistenti sui rilievi nel pomeriggio sera. Temperature in aumento, specie nei valori massimi, venti deboli a regime di brezza, mare generalmente poco mosso. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.